Benvenuti, un saluto ovviamente a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta su BHTV, ma anche a chi sta seguendo la replica o la differita in modalità on demand sul canale YouTube di FVG Sport Channel. È una sfida quella tra Udine City Futsal Sala e il calcio 5 di Manzano, che come detto può permettere ai padroni di casa di salire in caso di vittoria quest'oggi, avendo gli udinesi 3 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, quindi c'è anche da tenere presente quale sarà il risultato finale delle altre formazioni impegnate in questa giornata, che è la terz'ultima di campionato della Serie C in Friuli Venezia Giulia. Io do il benvenuto e saluto anche dal momento che come al solito viene a darci una preziosissima, ancorché insostituibile, mano Sandro Movio per le partite di calcio a 5. Ciao Sandro. Ciao, buonasera a tutti i telespettatori qui a Udine. Prevediamo una bella partita, un Manzano in forma che ha vinto le ultime 6 partite di seguito, un Udine City che nella continuità di risultati sta primeggiando nel campionato di Serie C. Adesso vediamo cosa succede. Andiamo a leggere anche i quintetti in avvio di partita, mentre ringrazio Alberto che è il cameraman che sta curando la diretta qui dal Palacus, altrimenti chiamato Palasport Angelo Giumanini. L'Udine City Futsal che gioca con la divisa, quantomeno per quanto riguarda gli uomini di movimento, con la divisa giallo-blu, mentre la Manzano è in campo con uomini di movimento in maglia bianca. E allora andiamo a vedere il contrario esattamente di quello che ho detto, ovvio che è chiaro. L'Udine City Futsal, che ha colori bianco-neri, è in attacco con il numero 10 Gasic, che va subito al... No, sì, quindi ho detto giusto prima. No, è l'Udine City col sì. Che gioca col bianco. Sì. Ah, giusto. Okay. Scusami. No, il numero 7 della Manzano che va al tiro è il Adrassi, mentre i suoi compagni di movimento sono il numero 10 Gasic, che non sfonda, almeno partendo da posizione centrale, il numero 11 è David Duricic, e completa il quartetto di uomini di movimento il numero 4, che è Zanutini, mentre il portiere è il numero 1 Patti. La Manzano invece è in campo con la maglia, giocatore di movimento maglia giallo-blu, con il numero 7 Daniele Barile, il numero Allora dai, ricominciamo da capo, se no facciamo confusione. Allora, Udine City in porta c'è Agrizzi, poi il numero 5 è Daniele Barile, il numero 10 è Alessandro Barile, il numero 11 è Goranovic, giocatore di grandissimo talento, ancorché esperienza, completa il quartetto di movimento degli udinesi il numero 5 Turolo, Udine City Futsal, che abbiamo visto perdere la finale di Coppa Italia in quel di Cividale a inizio gennaio, perdendo per mano del Palmanova, che in quella circostanza riuscì a conquistare il titolo. La formazione del Manzano invece in campo con David Duricic numero 11, Gasic con il numero 10, il numero 4 che è Zanuttini, e completa il quintetto El Atrassi con il numero 7, mentre il portiere è Patti. Gli arbitri di questo incontro sono i signori Marchetti e Carbone. Il cronometro è gestito da Zan De Giacomo. Già Sandro Movio vi aveva spiegato a sommi capi quello che è la condizione delle due squadre in campo. Dicevamo, in caso di vittoria l'Udine City può garantirsi
la promozione è solo ed esclusivamente in caso di vittoria. Va detto che l'Udine City ci sta arrivando un po' di inerzia, no? a questo finale di stagione, mentre Manzano ha dalla sua una striscia positiva importante e anche una condizione di forma, almeno per quanto riguarda questo periodo della stagione, nettamente superiore a quella degli Udinesi. Gli Udinesi, dalla loro, hanno sicuramente esperienza da vendere, hanno talento e hanno forse anche ambizioni societarie, Sandro. Sì, sì. Senz'altro, io penso che il mister in panchina, signor Pittini, voglia senz'altro il prossimo anno, in caso di successo di questo campionato di Serie C, voglia senz'altro calcare i palchetti di Serie B, e penso che si stiano già attrezzando. Vediamo adesso in attacco barile dell'Udine City, doppia finta, uscita di Patti, palla fuori, out, palla Patti, lancio su Gasic, palla Gasic, porta la palla, scarica su Zanottini, Gasic, vediamo Gasic, manovra sulla sinistra, bel 1-2, Patti Zanottini, bellissimo tiro di Zanottini, risposta egregia di Agrizzi. Agrizzi che è già stato coinvolto in un paio di circostanze in questo avvio di partita. Vi ricordo che si giocano due tempi da 20 minuti effettivi l'uno, il cronometro è lassù nell'angolo, non inquadrabile dalla telecamera di Alberto, mentre va ancora al tiro la formazione manzanese allenata da mister Genna, mentre l'Udine City Futsal ha in panchina Tita Pittini. Oranovic, barile, avvicino anche lui alla segnatura. Diciamo, Sandro, che se l'Udine City vuole provare a vincere questa partita, sono Goranovic e Alessandro Barile i due giocatori di riferimento al talento del quali potersi aggrappare. Infatti proprio gli udinesi vanno con Tulolo, fa il periplo, manca il tapping, stava arrivando Barile dal lato debole, stato attento lì Patti a gestire una respinta corta del difensore davanti a lui. Zanottini, la gioca il Manzano, Zanottini che funge un po' da regista arretrato del sodalizio manzanese, lui che imposta tutte le azioni d'attacco. Sì, senz'altro Zanottini, tanta forza fisica, tecnicamente molto, molto bravo, gran tiro, e lui che fa il centrale di difesa. Adesso vediamo un attimino, palla in manovra con Turolo dell'Udine City, Valent, Goranovic, Turolo si sposta sulla sinistra, riceve palla di nuovo a Valent sul lato opposto, sbaglio abbastanza clamoroso, diciamo, ma vabbè, succede. Palla, fallo laterale del Manzano, palla a Gasic, primo cambio della partita, esce Duricic, entra Taviani per il Manzano. Taviani subito coinvolto nel cuore dell'azione, numero 8, eccolo nel possesso palla, si tenta di andare a sinistra con Gasic, che però subisce l'attacco di Barile, recupera palla al possesso la squadra udinese. Barile prova ad andarsene lungo la fascia laterale, la linea laterale, il pallone è uscito proprio davanti alla panchina del mister Genna, e allora Zanottini può impostare un'altra azione. L'attacco, Taviani cerca di far arrivare il pallone a Gasic, ma capisce tutto la retroguardia dell'Udine City e c'è un contatto, un fallo commesso da Gasic, che assegna un calcio di punizione in favore degli udinesi. Mentre salutiamo anche Roberto Zanitti, che è arrivato con molta calma in tribuna Starma. Calcio di punizione per l'Udine City. Golanovic, Barile, Alessandro Barile,
in avanti e poi si mangia letteralmente un gol la squadra di casa. Partita l'azione, manco a dirlo, dal piede di Golanovic, però Turolo si è mangiato un gol. Passaggio filtrante di Goranovic, fantastico, perché ha tagliato tutta la difesa, la palla è arrivata a Sansica che l'ha messa fuori di un niente. Adesso vediamo di nuovo la partita, tutto sommato è abbastanza combattuta, gran tiro di Taviani ma esce fuori, abbastanza combattuta, inizio predominante dell'Udine City, adesso però vediamo che il Manzano ha preso un pochettino le misure e sta controbattendo. Vediamo adesso palla di nuovo a Barile Goranovic, e ci sono tanti errori anche banali proprio di gestione del possesso da parte dei padroni di casa. Calcio di punizione con il tiro di Taviani respinto dalla barriera. Può darsi, non credo, ma può darsi che forse anche l'orario sabato pomeriggio primaverile non sia quello che i bioritmi dei giocatori prediligono. Sì, di solito infatti l'orario è sempre posticipato di un paio d'ore. Ci sono stati sì un paio di passaggi abbastanza clamorosi che nel futsal non dovrebbe succedere. Vediamo un altro tiro in questo momento di Taviani, però viene la palla intercettata da Goranovic, riparte l'Udine City. Vediamo che il Manzano ha fatto un'altra sostituzione, è entrato Barbieri, giovane, Manzano però non va in pressing, gli aspetta a centrocampo, palla persa dell'Udine City, il laterale per il Manzano. Da Valent, poi il passaggio di Agrizzi lungo a scavalcare tutto il reparto centrale degli uomini di movimento del Manzano. Nelle file degli ospiti è entrato anche Barbieri, numero 9. Pallone in attacco e poi c'è l'eccellente parlata di Agrizzi sul tiro di Djuricic, abile ad arrivare da dietro le linee nemiche per andare a procurarsi questo tiro. Goranovic spara la Berta che Patti blocca, ancora Barbieri mantiene il possesso in scivolata, Barbieri al contrasto con Sansica, il fallo è del giocatore udinese su Barbieri. Andrebbe rivisto però l'intervento di Barbieri quando è sceso a prendere il pallone. È vero che ha preso la palla, però pericoloso. Sì, potrebbe sembrare pericoloso perché il piede era martello, però adesso sa di fatto che l'arbitro ha dato un fallo per il Manzano. Vediamo lunga rincorsa di Taviani, probabilmente ha una botta clamorosa. Vediamo cosa succede. Due in barriera per l'Udine City. Un terzo del Manzano che Zanuttini per disturbo uno schema, ma ci sarà un tiro, grande parata di Agrizzi, bella parata. Eccellente riflesso dell'estremo difensore, del portiere dell'Udine City, Agrizzi, che è andato a due mani a respingere la Berta di Taviani. Cola, un'altra iniziativa che la difesa udinese respinge. Calcio d'angolo, c'è Djuricic alla battuta e poi completamente svirgolato e centrato il tiro di Zanuttini dalla distanza. Pressione Manzano, l'Udine City in questo momento sta provando a agire di rimessa, sì, di partenza. Sì, sì. Pressione Manzano, anche se gli aspettano a centrocampo, però l'Udine City sbaglia un po' troppi passaggi anche adesso. Palla recuperata da Zanuttini, palla a Taviani, scarica su Durici, se vediamo Durici torna indietro, palla di nuovo Taviani, Zanuttini, c'è il Manzano, gioca con un 2-2, da come ho visto Barbieri perde palla, però la riprende Goranovic, c'è anche un fallo, ma c'è Sansica, Barbieri recupera e rilancia in avanti, palla di nuovo ad Agrizzi, pressing in questo momento del Manzano con Djuricic e Zanuttini. Niente, palla persa. Goranovic più che alto si libera della palla all'Udine City, mentre c'è un
fischio della coppia arbitrale. E la pressione della Manzano è tale che l'Udinese City fa fatica proprio a sviluppare la sua manovra, mentre esce Valente nel frattempo, va a accomodarsi in fondo alla panchina ed è entrato Barile. Turolo sinistro dalla distanza, non lontano dal palo di destra della porta di Patti. Sando, da un punto di vista mentale o psicologico, può anche darsi che l'Udine City sappia che è preferibile evitare rischi sapendo la posta in palio piuttosto che provare ad attaccare, mentre attenzione a Barile, che grazie a un rimpallo favorevole il pallone arriva tra i piedi di Sansica, che si trovava al posto giusto nel momento giusto sul palo opposto, un rimbalzo favorevole, e quindi anche il discorso che stavo facendo prima va a farsi benedire. Errore di Duricic in fase difensiva, che lì devi spazzare un metro dalla porta, l'ha tenuta lì, Sansica ci ha messo la punta e l'ha messa dentro, Patti neanche non l'ha vista. 1-0 e siamo all'ottavo minuto. Quindi ottavo minuto del primo tempo, passa in vantaggio l'Udine City con un gol di Rapina, o di Tappin se preferite, di Sansica su errato disimpegno da parte della linea difensiva del Manzano, mentre adesso qualche discussione tra l'arbitro Marchetti e Agrizzi. Sto captando anche un po' di commenti da parte del pubblico di fede manzanese, uno ha detto l'abbiamo regalato. Sì, senz'altro, errore abbastanza banale, clamoroso, non si fa neanche in queste categorie questo tipo di errore qui, perché la palla a un metro dalla porta col difensore che ti pressa deve essere spazzata, no? Non c'è niente da fare, e quindi Patti neanche non l'ha vista partire, perché Sansica ci ha messo la punta e l'ha messa dentro da un metro. E come spesso capita, domini, attacchi, prendi il gol di Rapina su un tuo errore, ma lo sport calcio, il futsal, è bello anche per questo. Altro tiro dalla distanza da parte di Taviani. E quindi riprende il gioco anche con maggiore coraggio e forse anche più serenità la Udine City, forte del gol del vantaggio. Siamo quasi alla metà del primo tempo. Turolo in mezzo agli avversari, poi Sansica ferma la ripartenza del Manzano mettendo il pallone in fallo laterale. Vi ricordo anche, prima di proseguire con la telecronaca, gli appuntamenti in diretta di Bianca TV. Oggi alle 18 ci collegheremo con il Palasport Benedetti per la sfida della Serie A2 femminile di pallacanestro. Tra occhio Barile, in contropiede Barile, bravo Patti, ma c'è fallo fischiato, cioè il fallo era iniziato a metà campo perché la trattenuta era Barile, nel suo incedere è andato a guadagnarsi il fallo prima del calcio di punizione. Scusa Sandro, vi ricordo oggi alle 18 al Palasport Benedetti la Delser Basket School Udine, la Serie A2 di basket, affronta il Varese, telecronaca rigorosamente live affidata a Michela Totta. E poi stasera alle 22.30 torneremo in diretta dal BH Pub di Campoformido per la festa del compleanno del BH Pub assieme ai giocatori della GSA che saranno reduci dalla partita del Palasport Carnera, palla 2 alle 20.30 contro la Hertz Cagliari nella Serie A2 maschile di pallacanestro. Per cui non potete mancare, vi seguite tutto in diretta e poi ci vediamo al BH Pub. Calcio di punizione per l'Udine City. Io direi ancora grazie. Lo schema Goranovic la piazza, ma è attento Patti sulla traiettoria, Barile la rimette in mezzo e poi ancora Goranovic sbaglia tutto. Però anche questo calcio di punizione, Sandro, è determinato da un errore in fase di disimpegno, di gestione della palla da parte del Manzano. Sì,
In effetti il Manzano ha fatto un errore e mezzo in tutta la partita, ha preso un gol, adesso rischiava il secondo, c'è stata una bella punizione di Turolo con una finta per il tiro, in realtà lo scarico per Goranovic che di piatto la messa in porta, ci è arrivato bene Patti. Dettaglio importante, la Manzano ha già commesso tre falli, mentre uno solo l'Udine City, che adesso grazie a Grizzi sventa questa minaccia con il tiro dalla distanza da parte di Taviani, che il portiere udinese devia in calcio d'angolo. Occhio lì pericoloso, e l'altra sì, ma respinge la retroguardia udinese, sale Patti, scarica il destro senza troppa convinzione, più che altro perché non aveva linea di passaggio. Sì, eh sì, beh, poteva fare almeno ancora 3-4 metri, e quindi sì, praticamente venendo il portiere in attacco si crea la superiorità numerica, e quindi la squadra che difende deve cercare con 4 giocatori di difenderne 5. Niente, è stata anche un'occasione sprecata da Patti, perché poteva tirare meglio. E adesso un attimino ci troviamo di nuovo Udine City di nuovo in avanti con Valent, fallo laterale. Bravo Valent qui, di esperienza ha guadagnato il fallo, che era il massimo a cui poteva aspirare in quella circostanza, raddoppiato comunque, accerchiato da avversari. Goranovic avanti, manca il tapping Turolo, che era ben appostato davanti allo specchio della porta di Patti. Adesso dopo il gol, diciamo, Udine City molto meglio. Molto meglio, sì. Vediamo che l'Udine City cambia raramente giocatore di movimento, gioca il 90% con il quartetto titolare fuori, cosa che invece il Manzano fa una rotazione abbastanza, sì, ha cambiato un po' tutto, e diciamo che dal quartetto titolare Manzano ne rimangono solo due, sì, due filosofie di giochi diverse. Adesso vediamo grande azione di Barile che scarta al Trassi, viene ancora palla Goranovic gira per Turolo per Valent, tiro parat, grande tiro di Turolo di destro, prende il palo e poi Patti la recupera. Fortunata Manzano, sfortunata da Udine City. Manzano, Maduri con la pressione operata da Valent, che tiene distante i manzanesi dalla porta di Agrizzi. Siamo al undicesimo del primo tempo, mancano 9 minuti e 32 secondi al termine della prima frazione di gioco. Valent, Taviani viene incontro ancora Gasic, la uscita e il possesso è per l'Udine City. Diciamo che il gol subito ha raffreddato tanto l'entusiasmo quanto soprattutto l'attenzione con cui Manzano aveva approcciato al match e aveva iniziato nei primi 10 minuti. Quel gol lì proprio ha ribaltato completamente l'inerzia mentale del match. Ha completamente cambiato gli equilibri. Se il Manzano era molto più spigliato e faceva le azioni in manovra e tirava con Taviani e Zanuttini, il gol l'ha un attimino annichilito. Infatti poi la manovra è stata più sviluppata da parte dell'Udine City. Adesso vediamo però il Manzano davanti, palla persa. Qui Patti avvalanga sui piedi di Turolo, stato abile Turolo a evitare il portiere in uscita, perché è vero, mentre l'iniziativa di Elatrassi viene ancora fermata dalla difesa udinese. C'è una rimessa laterale per gli ospiti, se ne incarica Maduri, il tiro di Taviani respinto dai due uomini in barriera.
Ancora Maduri. Ancora Taviani. Il suo destro respinto. Poi la palla tocca la copertura e quindi viene assegnato il possesso ancora agli ospiti. Stesso schema. Taviani va a cercare il tap-in di Ella Trassi, ma la difesa udinese blocca, come fa ora Agrizzi sulla ribattuta del collega Patti. Non passa pallone. Occhio a Ella Trassi, aggredito da Goranovic. Maduri. Fa possesso Manzano con la Maduri. Difende con questo schieramento 2-2. L'Udine ha praticamente bloccato le iniziative centrali del Manzano, che all'inizio era ficcanti, adesso molto meno. Sì, sì, intercettano un attimino un po' tutte le linee di passaggio del Manzano, e adesso vediamo ancora l'Udine City che imposta la manovra con Barile, Goranovic ancora Barile sulla sinistra, Barile a Valent in verticale su Sansica, contrasto da parte del Manzano, però poi il Manzano la butta via abbastanza, mamma mia, altro passaggio filtrante di Goranovic che non interviene nessuno, time out. C'è un time out in campo, questi tiri di Goranovic che possono sembrare diretti verso la porta, in realtà hanno l'obiettivo primario, quello di incocciare i piedi di qualche compagno di squadra per provare a sfruttare l'opportunità di tap-in, che è uno degli schemi principali del futsal, Sandro. Esatto, esatto, soprattutto quando ci sono il tiro sul secondo palo, il pivot che è davanti o il laterale si trova, perché taglia fuori la difesa e si trova a tu per tu, neanche col portiere, certe volte direttamente con un palo e porta, insomma. Quindi se come questo caso che Gorano invece è un maestro di questi passaggi, può diventare deleterio. Tornano in campo le due formazioni, anzi per il momento solo l'Udine City è sul parquet del Pala Cus Angelo Giumanini. Questa sfida che potrebbe valere in caso di vittoria la promozione in Serie B per l'Udine City Futsal. Serie B che è campionato interregionale, mentre la Serie C al momento è campionato ancora solo regionale. Sandro, ricordiamo anche un po' la geografia del calcio a 5 del futsal in Friuli Venezia Giulia. Non ce ne sono tante di società, no, oltre la Serie C, proprio anche per scelta proprio nostra. Sì, diciamo che questo campionato di Serie C sarebbe come l'eccellenza del futsal in regione. Dopo questo campionato c'è il campionato di calcio. Vediamo un'azione. Ma sembra che ci sia una collottazione, ma penso sia estremamente involontario. Dicevo che il campionato di Serie C, di cui sono 9 squadre partecipanti, siamo purtroppo al minimo storico quest'anno. C'è un altro campionato di calcio 5 sperimentale, che sarebbe come una Serie D a tutti gli effetti, di altre 6 squadre. È un movimento purtroppo nella nostra regione in recessione, in cui in queste fasi i dirigenti FIGC stanno cercando un attimino facendo di tutto per riuscire a risollevarlo. È ripreso il gioco, Barile va via all'altro numero 10 Dulicic, poi attento Patti blocca l'incedere dei giocatori udinesi. Ancora Manzano in possesso palla, 5-50 al termine del primo tempo. Dalla distanza ci prova Sansica, l'autore del gol con cui i padroni di casa sono passati in vantaggio circa 5 minuti fa, ma pallone fuori dallo specchio della porta di Patti. E l'altra sì. Zanutini avanza al capitano manzanese,
poi palla persa, occhio a Sansica che vede Patti fuori dai pali, la palla arriva direttamente in al villaggio del sole, completamente sbagliato il tiro del giocatore con il numero 8 in maglia bianconera. Però questa fase dell'incontro, questo tipo di gioco favorisce chi è in vantaggio per 1-0, anche perché Manzano è sempre molto lontana dalla porta di Agrizzi. Sì, esatto, il Manzano manovra da centrocampo a 5 metri più avanti, non riesce neanche ultimamente a tirare. Adesso vediamo che è rientrato sia Gasic che Zanuttini, che sono nel quartetto titolare. Vediamo un'iniziativa di Gasic, però perde palla ancora, grande recupero di Sansica e tiro da 15 metri, la mette sull'angolino, bellissimo gol. Gran gol di Sansica al sedicesimo, gran gol, è riuscito di puro istinto, perché ha dato solo un'occhiata alla porta, vedendo forse Patti non nella corretta posizione, però ha infilato la boccia in un angolino laddove il portiere proprio non è riuscito a intervenire. Quindi 2-0 per l'Udine City, doppietta di Sansica. E adesso, visto anche l'andamento del tipo di partita, si fa durissima per Manzano. Sì, adesso come adesso, oddio, c'è ancora tanto tempo, però mi pare che già adesso le forze del Manzano stiano calando. Perché effettivamente l'Udine City contiene e anche abbastanza facilmente, e il Manzano fa un attacco sterile. Adesso recupera di nuovo palla l'Udine City, ecco palla di nuovo, palla Agrizzi, palla dietro. Agrizzi fa un lancio lungo per Goranovic, grande tocco per Goranovic, fa un passaggio per Turolo, è un corner a tutti gli effetti, perché Turolo l'ha tirato ma è stata toccata dal difensore. Alto time out in campo, a rimorchio Turolo non è riuscito a intervenire. 2-0 comunque per l'Udine City sul Manzano. Vi ricordo gli appuntamenti in diretta oggi pomeriggio alle 18 dal Pala Benedetti, del Cerudine contro Varese, Serie A2 femminile di pallacanestro, e poi dopo la gara GSA Cagliari delle 20:30 a Palazzo Malcarnera, torneremo in diretta alle 22:45 circa, 22:30-22:45, dal BH Pub per la festa compleanno del BH Pub. Birra e torta offerti dalla proprietà, da Davide Michalic, per festeggiare i 365 giorni dall'apertura del locale in via Basaldella 60 a Campo Forbido. Domani alle ore 14 saremo invece in diretta da Buttrio per la sfida del campionato di Serie A di Powercell Hockey tra i Madrax, il Friuli Venezia Giulia e il Torino, i Black Lions di Torino. E quindi anche lì sempre in diretta, rigorosamente live, mentre Turolo sbaglia dalla distanza, o meglio para a Patti il tiro mancino del numero 5 udinese. Domani dopo Madrax Torino di Powercell Hockey, in diretta dal BH Pub dalle 17:55 ore 18 in avanti, diretta ad libitum per seguire dal pub le partite dell'Udinese a Napoli e poi il derby Milan-Inter di calcio. Qui manca un minuto, no anzi 3 minuti e 35 secondi alla fine del primo tempo. Barbieri e l'altra sì, quella Barbieri, il possesso è per gli ospiti. Tiro di Dudicic, anche questo deviato. E da Trassi, dalla corner. Prova a liberare il tiro di Dudicic, deviato da Turolo.
con un corner per Manzano. Va detto, dopo i primi 5 minuti però Agrizzi mai impegnato davvero. Vediamo se anche adesso sbaglia Zanuttini, capitano del Manzano, del sinistro. Per cui in chiusura di primo tempo manca poco più di 3 minuti effettivi. L'Udine City sta controllando la sfida che può valere la promozione per gli udinesi. È entrato anche Braidotti, numero 12. E poi anche Paolo Mattiussi con numero 14. Quindi bella anche la mossa di Pittini, che in vantaggio per 2-0 in chiusura di primo tempo mette in campo anche tra virgolette, tra milioni di virgolette, le seconde linee per dare un po' di riposo ai titolari e anche per far assaggiare il parquet a dei giocatori che si sentono anche coinvolti e responsabilizzati. Eh sì, in ogni caso mette dentro giocatori di estrema esperienza come Mattiussi e lo stesso Braidotti, che sono decenni che calcano i palchetti del calcio a 5, quindi massima esperienza anche per gestire la partita, giustamente. E conoscendo Paolo Mattiussi, per avere diviso i banchi di scuola con lui, so anche quanti anni abbia e immagino che di esperienza ne abbia tanta. Grande Paolo, con un tiro dalla distanza di Zanuttini. Resta in zona d'attacco l'Udine City, il Manzano contro la difesa dell'Udine City. Tulolo contrasta efficacemente el Atrassi e poi con la proprio Mattiussi riesce con un brivido a recuperare il possesso della boccia. Due minuti effettivi al termine del primo tempo. Da Braidotti a Mattiussi. Golanovic ancora a Mattiussi. Prova Tulolo. Braidotti. Tulolo di sinistro. Batti anticipa Mattiussi e poi Braidotti libero di scoccare il destro, non inquadra lo specchio della porta. Sembra anche un po' sfiduciato Manzano, leggendo il linguaggio del corpo dei giocatori del mister Genna. Sì, sembrano un pochettino anche stanchi, perché effettivamente sono 12 minuti che non tirano, arrivano fino alla tre quarti, poi la perdono. Sì, non c'è una manovra organica, è tutto abbastanza sporadico. Adesso vediamo, spero che il mister Genna, che mister di polso, possa cambiare la testa dei giocatori. Zanuttini imposta al capitano Manzano, ancora in attacco. E la Trassi, c'è il fallo di Braidotti. Se vi arriva qualche audio di fondo non propriamente da educande, purtroppo siamo in mezzo ai tifosi e capiteci, cerco il più possibile di aumentare il volume della mia voce per coprire le improperie che arrivano dai tifosi di opposte fazioni. Va detto che due settimane fa, in occasione, mentre sbaglia Zanuttini, due settimane fa in occasione del derby tra Casarsa e San Vitese, derby di promozione, ne abbiamo sentite di peggiori di quelle che stiamo sentendo oggi. Dà sempre fastidio, ma purtroppo ahimè capita, essendo in mezzo ai tifosi che si fanno prendere anche dall'adrenalina e dall'entusiasmo oppure dallo sconforto nel caso in cui la propria squadra stia soccombendo. Se leggo bene sono 14 secondi, se leggo bene, al termine. Tulolo prova a sfondare. Ancora possesso per l'Udine City. Braidotti sul punto di battuta. Mattiussi.
Turolo si passa da Grizzi che lancia in avanti Mattiusi, interviene Patti a deviare il destro al volo. 27. Non si vede bene. Non si vede purtroppo bene il cronometro, ma sono 27 i secondi a termine, secondi effettivi al termine del primo tempo. Consiglio mio è quello di mettere, aumentare leggermente il LED, l'intensità dei LED del cronometro, perché così sono abbastanza inutili. Ed è trassi allo scadere, bravo Turolo a impedire al giocatore del Manzano con il numero 7 l'avanzata verso il portiere Agrizzi. E adesso sì, sono solo 3 i secondi, quindi catch and shoot, come si dice nella pallacanestro, a disposizione del Manzano. Mentre il mister Pittini sta dando disposizione ai suoi, fare molta attenzione in queste ultimissime battute del primo tempo, che finisce con il tiro di Patti, su cui suona la sirena, e dunque duplice fischio dei signori Marchetti e Carbone. Le squadre vanno negli spogliatoi alla fine del primo tempo con l'Udine City in vantaggio per 2-0, doppietta di Sansica. E chiedo subito un commento a Sandro Movio. Partita in completa gestione dell'Udine City, Manzano bene i primi 5 minuti, dopodiché quando ha subito il gol non c'è stata più partita. L'Udine City poi di nuovo di rimessa con Sansi, che ha fatto il secondo gol, e il resto ha controllato anche abbastanza agevolmente il tutto. Vediamo cosa succede al secondo tempo, ci sono ancora 20 minuti e il tempo è tanto. Il tempo è tanto e dunque attendiamo fra circa un quarto d'ora l'inizio del secondo tempo. Secondo tempo di Udine City Futsal contro Manzano Calcio a 5, Udine City in maglia bianconera, Manzano in maglia giallo-blu, divisa giallo-blu. Udine City avanti 2-0, occhio a Paolo Mattiusi che tenta il pallonetto su Patti in uscita, si scontrano i giocatore udinese con il numero 14 e il portiere manzanese. Secondo me però l'arbitro non ha fischiato nulla, se non l'interruzione dell'azione per verificare le condizioni dei due giocatori, ma non ha preso provvedimenti, quindi non c'è si riprenderà, scodellano la palla. Sì, sì, probabilmente sì, perché ha considerato normale contrasto di gioco, quindi adesso vediamo che Patti è ancora per terra, no, non si capisce però dove ha preso ha in faccia la botta, e allora sì. Allora, giusto e corretto, l'arbitro ha interrotto per un fatto di incolumità dei giocatori. Quintetti d'avvio, l'Udine City è in campo con il numero 5, con Agrizzi tra i pali, numero 5 Turolo, numero 11 Goranovic, che non esce mai, se non in casi di
eccezionale situazione. E poi completa il quintetto d'avvio udinese il numero 10 Alessandro Barilla, il numero 14 Paolo Mattiussi, che nel frattempo si è rialzato dopo lo scontro con Patti, e anche Patti si rimette in posizione retta. Manzano ha i giocatori di movimento, il numero 10 Gasic, il numero 11 Davide Duricic, il numero 7 è la Trassi e il capitano numero 4 Zanuttini. Gli arbitri sono i signori Marchetti e Carbone, il cronometro è gestito da Zande Giacomo. 2-0 dopo i primi 20 minuti effettivi di questa sfida. Al momento, se finisse adesso, l'Udine City sarebbe promossa, a prescindere dal risultato del Palmanova, che è impegnato ovviamente in un'altra partita. L'Udine City, dopo un avvio, diciamo, subendo l'arrembaggio del Manzano, grazie al gol di Sansica, che poi ha anche raddoppiato in finale di tempo, ha messo la partita sui binari giusti. Sandro Movio, cosa deve fare Manzano per provare a equilibrare di nuovo le sorti del match, e cosa deve fare l'Udine City per proseguire su questi binari? Allora, Manzano deve senz'altro metterci molta, molta più intensità e grinta, sviluppare le azioni secondo me sulle fasce e poi tirare il più possibile, questo è un attimino. L'Udine City, se continua a gestirla come la sta gestendo, in questo momento è più squadra, senz'altro. Ed ecco, vediamo che Patti si è ripreso, la palla viene scodellata dall'arbitro sul lato opposto del fallo. Vabbè, ogni interpretazione arbitrale. Ecco, palla Mattiussi che scarica su Turolo. Turolo scarta Gasic, ma viene recuperato in fallo laterale da Duricic. Fallo laterale di Turolo, batte su Goranovic, Goranovic Mattiussi, Mattiussi su Barile, Barile la passa indietro di nuovo a Goranovic, Goranovic, Barile, Barile, doppio passo, palla Goranovic ancora, Mattiussi, recupera Duricic e va sulla fascia, fallo di Goranovic. Fallo e ammonizione di Goranovic, da circa sul laterale a 10 metri. E quindi ammonizione per il giocatore dell'Udine City, chiesta a gran voce dai tifosi del Manzano. Alla fine l'arbitro non ha potuto esimersi dall'estrarre il cartellino giallo nei confronti di Duricic, di Goranovic. Duricic è sul punto di battuta del calcio di punizione, Mattiussi e Turolo in barriera, poi invece Agrizi preferisce mettere Turolo a protezione del primo palo. Occhio a David Duricic, è uno schema letto alla perfezione da Paolo Mattiussi, che riesce a disturbare quel tanto che basta Zanuttini, dall'indurre il capitano Manzano a sbagliare il tiro non inquadrando lo specchio della porta. È la Trassi, aggredito da Barile, è la Trassi, va via in dribbling, altro fallo di Mattiussi, altro fallo di Mattiussi. Si è un po' inalberato il mister Pittini, però francamente il contatto mi sembra ci fosse chiaro. Il fallo c'era senz'altro, l'arbitro ha fischiato con un attimo di ritardo. Quindi adesso la palla fallo, siamo sulla tre quarti campo. Vediamo una persona solo in barriera dell'Udine City, raddoppiano adesso. È che non c'è il VAR qua, no? Per cui anche gli arbitri, se fischiano con quel pizzico di ritardo, sono possono anche essere perdonati, voglio dire. Infatti sbaglia Zanuttini. E Sandro, in caso, io guarda, siccome vado sempre un po' più avanti, se poi vengo smentito dai fatti con Manzano che vince questa partita, mi farà piacere per Manzano, mi dispiace per Udine City, ma abbiamo solo il tempo della telecronaca per fare delle considerazioni. E in caso di promozione, l'Udine City avrebbe le possibilità per ben figurare anche in categoria superiore?
Io penso di sì. Io quest'anno sono andato a vedere un bel po' di partite di Serie B. Secondo me una squadra come questa con l'Udine City, chiaramente con un paio di ritocchi, con una panchina lunga, potrebbe figurare discretamente nella Serie B. Vediamo quello che stanno facendo le altre due squadre friulane, che è il Pordenone e il Macan, soprattutto il Pordenone. La squadra del Pordenone non è molto, molto distante da questo Udine City. E chiaramente proveremo anche nel corso dei prossimi tempi. Attenzione! Il pareggio del Manzano con Dulicic. David. Sì. Dulicic che era nella zona delle operazioni, però giustamente Simone Fornasiere mi fa notare che è un'autorete, perché il portiere e Valent lì hanno fatto un po' di pasticci. Sì, diciamo pure che un errore della difesa tra Valent e il portiere, un rimpallo, anche lì la palla deve andare via, gli è arrivata Dulicic addosso e a 20 centimetri è andata dentro. Ecco, adesso un attimino vengono riequilibrati le situazioni, vediamo un po' cosa succede. Barile adesso la palla, bravissimo, scarta due avversari, però poi la mette fuori. Palla a Patti che scarica su Altrassi, Zanuttini. Ecco, adesso vediamo se il Manzano riesce a metterci il coraggio e la grinta per riuscire a raddrizzare la partita. Sì, stavo dicendo prima del gol, dell'autogol degli udinesi, che stiamo anche provando ad attrezzarci come emittente televisiva. Sapete che abbiamo iniziato da qualche mese in realtà a seguire di nuovo, come facevamo in precedenza, il calcio regionale e anche il pallacanestro e la pallavolo regionale, e quindi proveremo nei prossimi mesi a intensificare anche le finestre, gli spazi in palinsesto, magari anche in diretta, dedicati al futsal regionale, certamente con un occhio di attenzione non solo al Pordenone, al Plata e al Macan che sono impegnati in Serie B, ma anche a tutte le formazioni dell'elite del futsal regionale, che è questo campionato di calcio a Serie C. Sansica non riesce a superare Patti in uscita, quindi calcio d'angolo, corner per l'Udine City. Va Turolo alla battuta, ancora Patti bravo nella circostanza. Come capita sempre, il gol aumenta anche l'entusiasmo e raddoppia le forze e la determinazione di chi ha appena segnato. Barile, Golanovic, Valent, Sansica, la palla è uscita. Adesso tocca all'Udine City elaborare il gol subito e provare a ricalibrare il proprio stile di gioco. Sì, senz'altro, chiaramente il Manzano adesso si sta mettendo tutta la grinta possibile, e vediamo adesso la palla a Taviani, Zanuttini. Manzano gioca praticamente col quartetto titolare ormai dall'inizio, e l'Altrassi va sulla fascia, palla messa in out, quasi al limite del corner da Valent. Vediamo, l'Altrassi alla battuta del laterale, bel tiro di Taviani, deviazione di Dulicic, palla in fallo di fondo. Si salva nella circostanza l'Udine City, che riparte. Valent, Golanovic, Barile, parte 2 contro 1, attenzione a sovrannumero, numero di Barile a favorire l'inserimento sull'altro lato da parte di Sansica.
Massaggio mal calibrato, l'idea di Barile non era male però. No, ha fatto una finezza, peccato che non gli è riuscita, ma se no se la metteva tranquillamente di piatto si trovava Sansica davanti al portiere e poteva essere potenzialmente un gol. Così, l'estro, i giocatori hanno l'estro, succede. Ci riprova Manzano, fermato proprio davanti alla panchina del mister Pittini con un fallo. E quindi Zanuttini va al calcio di punizione, capitano manzanese. Nel frattempo stavo notando che ci sono almeno 200 persone abbondanti sulle tribune del Pala Giumanini. Zanuttini viene respinto il suo calcio di punizione. Taviani ricomincia Manzano. Manzano che ha dimezzato lo svantaggio con un autorete. A inizio del secondo tempo, adesso siamo al sesto del secondo tempo. Vale ancora a Barile, prova Zanuttini, allunga il pallone che Barbieri non riesce a incrociare. Prosegue dunque momento di inerzia favorevole a Manzano, che però pecca di precisione in fase di finalizzazione. Ancora Goranovic in avanti, qui non mi sembrava che qualche giocatore manzanese avesse toccato il pallone, ma il possesso viene dato addirittura con un corner all'Udine City. Infatti i tifosi del Manzano non hanno mancato di sottolineare l'imprecisione arbitrale. Poi si supera ancora Patti e dall'altra parte anche Agristi ci mette il piede. Occhio che c'è un cartellino giallo sventolato a Valent. Per fallo su Barbieri abbiamo assistito a delle azioni repentine. Prima un gran tiro di Sansica, parato un miracolo di Patti, e poi subito contropiede con Barbieri che subisce il fallo. Valent protesta, quarto fallo di squadra del Manzano, dell'Udine City. Calcio di punizione per la squadra ospite. Sul punto di battuta ovviamente Taviani e Zanuttini, uno col destro e l'altro col sinistro. Esce Patti. Barbieri libera al sinistro, non male l'iniziativa di Barbieri, certamente meglio questa di Barbieri piuttosto che il calcio di punizione di prima, che non ho neanche commentato. Sì, senz'altro una bellissima azione di Barbieri, che di sinistro ha messo fuori a pochissimo dal 7. Vediamo l'Udine City adesso in manovra in avanti, palla a Valent, però il Manzano va in pressing con Taviani. Ancora Valen che retrocede e mette fuori in laterale. Il mister Pittini, ho visto che ha fatto segno a Valen proprio di andare via, di spostarsi proprio sfruttando la linea laterale. Vai ancora Taviani dall'altra parte. Adesso inizia a serpeggiare anche un po' di stanchezza. Diciamo una cosa, che quando sei sotto pressing e sei al limite della propria area, vicino al fallo laterale, e anche come azione difensiva va anche bene buttare la palla fuori, perché se si rischia di perderla e va su un attaccante, lo trovi a 3 metri dalla porta, spara la botta, c'è il rischio di prendere il gol. Quindi anche il mister... Vediamo, bellissima altra azione, bella adesso di Barile, palla una colombella per Goranovic che spara fuori. Poi Valent non è riuscito a convergere con il tapping. Zanuttini, Taviani e la Trassi. Sfonda sulla sinistra, la mette in mezzo. Sansica la mette fuori.
e siamo all'ottavo minuto del secondo tempo. Poi la piazza Taviani senza inquadrare lo specchio della porta di Agrizzi. Golanovic. Valent. Ancora sotto pressione. Fischiato un fallo a Taviani, mentre nelle fila dell'Udine City esce Sansica e rientra Tudolo. Diciamo che la prima ondata del Manzano dopo il gol l'Udine City l'ha tamponata. Per il momento sì, anzi è ripartita anche l'Udine City, ha fatto due belle azioni con Goranovic e Sansica. Ecco, adesso palla a Valen, però la mette fuori. Possesso per Manzano. Vi ricordo oggi pomeriggio alle 18 la diretta di Delser Udine contro Varese, sempre su BHTV ovviamente, canale 113 del digitale terrestre, e alle 22.45 la diretta dal BH Pub di Campoformido per la festa di compleanno del pub del direttore Davide Michalic. Saranno presenti anche i giocatori e lo staff, comunque l'ambiente della GSA Udine, che avrà appena terminato la propria partita al Palasport Carnera contro la Ers Cagliari. Domani pomeriggio alle ore 14 in diretta da Butrio la sfida del Powercell Hockey in carrozzina tra i Madrax e Torino, in diretta rigorosamente live sul canale 113. E poi il BH Club speciale Serie A domani dalle 18 alle 23, tutto in diretta dal BH Pub. Seguiremo in tempo reale l'andamento delle sfide Udinese, Napoli-Udinese e Milan-Inter, con tanti ospiti e ovviamente tanti commenti, come nello stile, tante opinioni soprattutto, come nello stile di BHTV. Valent. Adesso con una rovesciata prova a sfuggire alla pressione di Ella Trassi. Ancora una rimessa laterale. Taviani, altra respinta di Valent. Sandro, in panchina che risorse può avere la Manzano per provare a avere ancora forze per attaccarci? Cioè, mister Genna cosa dovrebbe fare adesso? Panchina, adesso c'è Gasic che darà il cambio adesso probabilmente a Barbieri, però è effettivamente vediamo, fuori il portiere, l'ha presa con la mano fuori area. Era nettamente fuori area, ma nettamente fuori area. Sì, un metro fuori area, l'ha presa con la mano, l'arbitro non ha visto, proprio non l'ha visto, però la mano era talmente aderente al corpo che forse si può anche capire che l'arbitro non l'abbia visto, anche la velocità dell'azione. Allora, Valent la prende con filosofia, però era nettamente fuori area. Infatti, bello anche il gesto di Valent, che è andato comunque a dare un 5 all'avversario. Ok, errore, ma si prosegue, bello. Mi piace sottolineare questa cosa. Golanovic, Tulolo si infila in mezzo a avversari, poi perde palla. Dall'altra parte ancora Valent, va a proteggere sull'incedere di Gasic. Agrizzi, Valent. Zanuttini in uscita a Grizzi, spedisce la palla fuori dal rettangolo di gioco, mentre altro cambio si prepara nelle fila del Manzano. Esce Barbieri
in campo Djuricic di nuovo, quindi torna col quintetto titolare il mister Genna. Eccolo Djuricic subito coinvolto, poi Patti esce su Barile. Patti molto impegnato, guarda che è molto attento. Patti sta facendo il portiere di movimento, in effetti, ma d'altronde il Manzano deve recuperare, quindi è sbilanciato in avanti, il portiere diventa il quinto giocatore a tutti gli effetti, come fosse il libero di una volta, insomma. Sbaglia Zanuttini, poi chiede scusa, un errore evidente da parte del capitano manzanese. Rimessa in gioco per l'Udine City, ci avviciniamo alla metà del secondo tempo con i padroni di casa avanti per 2-1. Barile non sfonda, con Patti che abbranca la boccia in presa bassa. Taviani attende il movimento dei suoi compagni, non filtra passaggio verso Ella Trassi. Con la Udine City in proiezione offensiva, l'ultimo a toccare è stato Barile, e quindi il possesso è assegnato agli ospiti. Io vi ricordo sempre che l'Udine City è in vantaggio 2-1, ma ha 4 falli di squadra, quindi qua è un paio